Ciao ragazzi, buonasera e buona domenica a tutti voi. È da pochissimi minuti finita la prima sgambata ufficiale dell'Inter di Spalletti contro il Vattens. Abbiamo vinto 2-1 e meno male mi verrebbe da dire perché già stavo assistendo a suicidi di massa, tra virgolette, dei nostri tifosi perché stavamo pareggiando 1-1 con questi qua che per carità sono imbarazzanti, sono scandalosi. Se organizziamo una macchinata, io più 10 di voi ragazzi. Saliamo a Riscone di Brunico, secondo me ce la giochiamo pure, però anche la nostra squadra era abbastanza imbarazzante, cioè Ranocchi ha fatto il leader in difesa, questo vi ha fatto capire tutto, mi verrebbe da dire si è visto come ha fatto il leader Ranocchi in difesa. Comunque, per me ragazzi, queste amichevoli sono interessanti, era la prima sgambata, soprattutto per capire alcune indicazioni del tecnico. Una di queste è stata la posizione di Muriglio, provato terzino destro. Che non è ovviamente il suo ruolo, però secondo me è un esperimento che Spalletti vorrà riprovare ancora. A me non ha convinto questa cosa assolutamente, non mi è piaciuto Muriglio, però lui l'ha detto che vuole un terzino destro più difensivo con una linea difensiva che può passare da 3 a 4. Quindi diciamo l'unico esperimento degno di nota è stato questo di Muriglio. Terzino destro. Nel primo tempo la partita, insomma, non è stata granché, neanche nel secondo. Sono molto felice soprattutto per il gol di Pinamonti che ha fatto un grandissimo gol, davvero molto molto bello. Io stravedo per quel ragazzo, cari miei. I big presunti, Ranocchia e compagnia, secondo me non hanno fatto affatto bene, solo con Dogbia. A fasi alterne, soprattutto in fase di interdizione, perché in fase di appoggi anche lui ha sbagliato certe cose clamorose, Ranocchia era in ritardo diverse volte. Muriglio non mi è piaciuto assolutamente. Dei big, diciamo che Handanovic non si è sporcato i guanti e Miranda ha fatto una buonissima gara. Quindi, comunque, quelli che sono che danno più garanzie, diciamo. Io ragazzi, ovviamente tutti questi cessi mi auguro di non rivederli, perché l'Inter non può essere questo, ovviamente anche per questo dare un giudizio su questa sgambata è anche difficile, però qualche indicazione appunto la si può dare. Mi è piaciuto molto un ragazzino Sala, nel primo tempo per me ha fatto una buonissima gara, davvero vedere i nostri terzini, Nagatomo e compagnia. Ho visto Sala nel primo tempo, Valietti nel secondo e penso, ma è possibile che questi ragazzi siano davvero più scarsi dei nostri terzini? Non mi sembra proprio, non mi sembra proprio onestamente. Ma comunque, nel secondo tempo poi c'è stata una girandola di cambi, sono entrati ancora più giovani, ha giocato Van Hoijsden in difesa, molto bravo anche lui, ha giocato, è entrato appunto Valietti che ha fatto un'ottima gara. Che ha giocato altro, è entrato Rover che ha siglato il 2-1 di testa, un bel gol di testa di Rover. Poi nel frattempo è arrivato l'1-1 degli austriaci, che comunque non avevano fatto granché, solo un tiro da fuori area che non aveva comunque impegnato Padelli, ma comunque diciamo che il pareggio non ci stava onestamente, anche se l'Inter, ripeto, non è che ha fatto una grandissima gara, anzi, a me non è piaciuta assolutamente l'Inter, ma ragazzi, basta vedere chi ha giocato. I presunti big chi sono? Ranocchia in primis, anche con Dogbia molto è piaciuto. Ok, è vero, ha fatto cose buone, però gli ho visto sbagliare anche troppi palloni. Cioè, un giocatore che vale 40 milioni di euro contro i Montagnari deve farlo vedere quanto vale. Insomma, l'ha fatto vedere a correnti alterne. Secondo me, Biabiani, Benino, si sa dal punto di vista atletico, è uno che corre. Con Dogbia mi ha convinto soprattutto dal punto di vista fisico. C'era un dislivello fisico tra Condogbia e i nostri avversari abbastanza evidente, ma per il resto comunque diciamo che è stata una partita, una sgambata, ragazzi, è stato un allenamento, sono felice, ripeto, soprattutto per Pinamonti, perché per me è un ragazzo che merita tantissimo, ha fatto, ripeto, un grandissimo gol e mi sono piaciuti anche i giovani, diversi giovani come Valietti, Sala, Rover che ha fatto un bel gol di testa, Zaniolo l'ho visto a correnti alterne, insomma, e anche Odgaard, l'esterno, ha giocato esterno oggi danese, è entrato molto bene in partita, ha fatto una Veronica, è andato via dopo aver recuperato una palla, quindi comunque ragazzi, per poter dare un giudizio un po' più esaustivo dobbiamo aspettare i big, presunti big, tra virgolette, e ovviamente il calciomercato. Notizia di pochissimi minuti fa che Borca Valero è arrivato a Milano, quindi domani si aggregherà alla prima squadra insieme a Skriniar, quindi diciamo almeno un pochino il gruppo prende forma, però
Davvero, ragazzi, c'è ancora tanto pattume, tanta immondizia nell'Inter, davvero. Mi vedo ancora certi giocatori. Contro il Vattens mi può andare bene, ma certi cessi, per carità, sbolognateli via perché io non li voglio più vedere assolutamente. Quindi, cari miei, questo è tutto quello che penso di questa partita, per me ingiudicabile, sia per gli avversari, sia per i nostri bidoni che c'erano in campo, sia per tutti i giovani che hanno giocato. Comunque, una buona sgambata. Ci sentiamo domani, amici miei. Un saluto a tutti. Commentate sotto al video, fatemi sapere che cosa ne pensate della prestazione, soprattutto di alcuni giovani che per me hanno fatto molto bene. Ripeto, Balietti, Sala, Van Hoijsden, molto molto bravi. Un saluto a tutti, amici, sempre amalo. Ciao ragazzi.